Salve amici, quest'oggi per Video Paese ci troviamo a Guardia Alfiere in provincia di Campobasso, 1200 abitanti, 270 metri sul livello del mare. Siamo con il sindaco, giovane sindaco di questo paese in provincia di Campobasso, il dottor Paolo Frascatore, il quale dopo ci parlerà della vita di Guardia Alfiere, un po' dei problemi, se ci sono problemi, ci parlerà un po' del suo paese, il paese che lui amministra. Ma nel frattempo vediamoci questa cartolina da Guardia Alfiere come nostra consuetudine. Guardia Alfiere è una cittadina situata su una dolce collina a 270 metri sul livello del mare, sulla parte sinistra del fiume Biferno. La sua naturale bellezza, appena intaccata dalla mano dell'uomo, si specchia nelle acque di un immenso lago artificiale. Il paesaggio è ricco di boschi e macchie di vegetazione tipicamente mediterranee, mentre le zone coltivate abbondano di vigneti ed uliveti. Di notevole importanza turistica sono il Bosco San Nazario ed il già citato lago artificiale, per il quale si sta programmando l'utilizzazione per la pesca sportiva. Sorta intorno al X secolo, la denominazione Guardia Alfiere è luogo di varie interpretazioni. La prima ritiene che Guardia Alfiere sia l'equivalente di custodia, una sorta di guardia degli alfieri. La seconda ritiene il nome di Guardia Alfiere derivante dal Guarda Alfano, dove Alfano è il nome del monte a fronte del paese. La terza fa derivare Guardia Alfiere dal nome di Adalfiero, conte di Larino, che nel 1049, al tempo della dominazione longobarda, era feudatario del paese e del territorio circostante. Nel corso dei secoli, Guardia Alfiere ha subito notevoli trasformazioni. Inizialmente era costituita da un'unica fortezza a guardia della valle del Biferno. Successivamente, intorno al castello, vennero costruite la chiesa e le prime case, circondate da mura di difesa. Gli ultimi resti delle mura e la porta principale vennero distrutti all'inizio del 1900. Nei primi dell'Ottocento, invece, Guardia Alfiere si è estesa e sviluppata anche oltre la cinta muraria, seguendo la conformazione naturale del luogo. Guardia Alfiere è uno scrigno ricco non solo di bellezze naturali, ma anche di tesori d'arte e suggestive tradizioni. Caratteristico è il borgo medievale, detto Piedicastello, sorto intorno al castello, ora diroccato, e che si abbarbica sul dorso della collina in prossimità della cattedrale. Ad ogni Natale, Piedicastello dà vita ad un originale presepe. La cattedrale di Guardia Alfiere è la chiesa di Santa Maria Assunta. In stile prevalentemente longobardo, è ricca di bassorilievi su pietre squadrate incastonate nelle masse murarie, di preziosi paramenti e di suppellettili sacre. Negli ultimi anni è venuta alla luce sotto l'altare maggiore della cattedrale la cripta paleocristiana. La cattedrale, per varie cause, prima fra tutte il terremoto, più di una volta è stata restaurata. La facciata principale presenta un portale di stile barocco, mentre sulla facciata orientale si apre, molto sollevato da terra, un portale a cui si accede tramite una scala laterale. Tale portale è detto Porta Santa e annualmente viene aperto per le indulgenze, eccetto negli anni giubilei. Percorrendo le vie principali di Guardia Alfiere e gli antichi vicoletti che si snodano per tutto il paese, si possono ammirare ancora oggi stupendi portali in pietra, antichi stemmi di famiglie nobili e fontane che ricordano l'abilità degli scalpellini guardiesi. Entrando in molte case, splendidi caminetti in pietra testimoniano questa antichissima tradizione, oggi scomparsa. Cantore della sua terra natia, l'illustre scrittore Francesco Iovine nacque a Guardia Alfiere nel 1902 e così la descrive in uno dei suoi tanti racconti. Guardia Alfiere guarda annoiata e taciturna il panorama che nei giorni chiari si adorna anche della vista lontana del mare. Allora, dottor Frascatore, dopo aver visto questa splendida cartolina di Guardia Alfiere, ci parli di Guardia Alfiere oggi.
Ma Guardialfiera oggi rispetto agli altri comuni del Molise è molto avvantaggiata, soprattutto per la posizione geografica di cui gode. Per cui possiamo ritenerci uno dei comuni più fortunati. Basti solo pensare che in un momento in cui il governo nazionale andava tagliando le scuole dappertutto, Guardialfiera ha istituito due sezioni di scuola materna statale, per cui è un comune in continua evoluzione, anche dal punto di vista economico. I problemi più impellenti ed importanti credo che siano soprattutto la valorizzazione del lago ed anche la tutela e la riscoperta, insomma, e la valorizzazione del nostro bosco. Basti pensare che abbiamo 750 ettari di territorio boschivo completamente di proprietà comunale. Dottor Frascatore, a proposito del lago, il lago ha portato benefici a Guardialfiera, visto che lei prima ha parlato in termini positivi della cittadinanza, del paese, e il lago ha contribuito a questo? Il lago ha contribuito, diciamo, solo da un punto di vista paesaggistico. Purtroppo da quando è stato realizzato questo invaso abbiamo avuto soprattutto problemi di clima, in riferimento soprattutto all'umidità. E poi problemi dal punto di vista dello sviluppo, perché, come sicuramente lei sa, la regione Molise ancora non approva questi benedetti piani paesistici che ci vincolano a non costruire alcuna cosa sul lago. Dal punto di vista occupazionale, Guardialfiera ha problemi, i giovani in cerca di prima occupazione, lavoro c'è, voglio dire, perché a sentire lei sembra veramente un paese, noi sinora per la verità non abbiamo incontrato molti paesi dove ci dicessero delle gran belle cose dal punto di vista dell'occupazione e tante altre cose. Invece lei pare che mi stia dicendo delle cose, a me e pure a chi ci sente, che farà sicuramente piacere. Non sto dicendo questo. Purtroppo il problema occupazionale è molto sentito a Guardialfiera e ci sono molti giovani in cerca ancora di prima occupazione. Stavo dicendo un'altra cosa. Il lago, cioè le potenzialità economiche che non vengono valorizzate nel giusto merito, ecco, perché se si pensa che solo con il lago Guardialfiera potrebbe veramente risolvere il problema dei propri giovani. Dottor Frascatore, un'ultima cosa, l'economia di Guardialfiera su che cosa si basa? Ma l'economia di Guardialfiera è varia, insomma, un po' di agricoltura, artigianato, anche qualche piccola industria, qualche fabbrica locale, soprattutto poi il nucleo industriale di Termoli, la Fiat. Dove occupa la maggior parte delle persone di Guardialfiera? Certo, sì, la maggior parte delle persone è occupata la Fiat. Bene, dottor Frascatore, per il momento noi ci lasciamo, ci rivedremo in piazza dove ci sta aspettando tutta quella bella gente. Ci siamo salutati con il dottor Frascatore e adesso diamo la linea alla regia per un servizio che abbiamo realizzato in settimana. Siamo nella bottega del signor Matteo. Questa bottega non è assolutamente in funzione, questa qui praticamente è stata oggi riaperta per noi, per farci vedere quello che faceva lui un tempo, perché lui fa tutt'altro oggi il signor Matteo, però ci vuole far vedere come avveniva la lavorazione di alcuni oggetti di un tempo. E innanzitutto è da dire che la conserva bene, la sua bottega dei ricordi, chiamiamola così. Allora ci faccia vedere che cosa faceva signor Matteo. Io, guardi, le faccio vedere, questo è un aratro che fino a 30 anni fa andava in vigore, e l'abbiamo stampato noi, proprio produzione di mano. La vostra è una famiglia di fabbri, era una famiglia di fabbri. Una fabbra, sì. Mio padre, sono 5 anni che è morto, e faceva sempre il fabbro dalla nascita. Sì. Un poco viene allargato col martello. Raffreddato si rimette a caldo di nuovo, perché adesso lo facciamo riscaldare di nuovo e lo pieghiamo con questo stampo fatto a mano. Si piega la curvatura, adesso che si riscalda lo fa vedere. E la lavorazione viene definita petto di piccione. Petto di piccione, sì. Stile fiorentino viene chiamato. Lo riscaldato.
milione. Viene piegato un po' e poi si riscalda di nuovo per finirla. Completare. Poi, ma lei è così bravo, perché non lo fa più questo lavoro? Perché non c'è richiesta. Non c'è più richiesta? Sì, il lavoro lavorato a mano costa e la gente non vuol pagare. Non intende spendere troppi soldi. Stampati che si vendono fatti a tutti, adesso vai in un negozio, lo comprano e lo fanno. Però non è originale come quello che sta facendo lei. Ecco, ci vuole tempo. Si porta a zero, è finito. A Guardialfiera tanti artigiani, ma ce n'è uno in particolar modo che sta facendoci vedere delle cose straordinarie. È questo mestiere antichissimo, questo mestiere dello scalpellino. Ecco, a Guardialfiera lo fa solo lei? Ma qui a Guardialfiera ce ne siamo rimasti io come giovane, che ho circa quasi 50 anni. Ed è giovane, lo può dire che... Eh sì, poi ci sono altri due o tre che ci avranno oltre 65-70 anni, che non lo fanno più perché sono pensionati, e quindi l'unico che è rimasto come scalpellino qua a Guardialfiera sono solamente io. Ecco, lei come si chiama innanzitutto? Io mi chiamo Greco Giuseppe. Ecco, signor Giuseppe, che cosa sta realizzando? Qui sto realizzando adesso una pietra scalpellata con la punta, no? E poi l'ho incavato dentro, così diciamo, questo è un, possiamo chiamarlo un vaso, no? Un vaso lavorato di pietra. Che pietra è questa qui? Questa è una pietra speciale che viene chiamata la noce, è l'ultimo sfoglio della pietra che c'è qua a Guardialfiera. Ecco. Sotto questo sfoglio non c'è nessuna, c'è solamente argilla e basta. Questa è una pietra pregiata che è tagliata per fare pavimentazione, cammini e diciamo portoni. È una pietra molto pregiata. Ecco, ma lei fa cammini, fa tutte queste cose qui, cioè il lavoro c'è, è produttivo fare lo scalpellino, voglio dire? Ma così a mano oggi non conviene più, perché non produce. Prima si faceva perché c'era molto bisogno di fare questi lavori, perché altro lavoro non ce n'era, e quindi si guadagnava poco Bisognava arrangiarsi, però oggi che sono usciti tutti questi macchinari e cose, oggi c'è da fare, però purtroppo non abbiamo finanziamenti per aprire un'attività del genere, ecco, quindi così a mano non conviene fare più niente. Io se faccio questo oggi lo faccio però a titolo dimostrativo, per vedere com'è bravo. È per vedere insomma come sono bravo e la pietra com'è che si lavora. Ecco. Mi scusi signor Giuseppe, quanto tempo ci vuole per fare una fioriera come questa? Ma questa qui farla a mano grosso modo ci vogliono un paio di giorni. Ed ecco perché non conviene poi rispetto al prezzo che bisogna chiedere. Rispetto al prezzo che uno chiede non conviene perché non si guadagna niente. Quindi ripeto, prima si faceva perché c'era un bisogno enorme, faceva un coso di questo qua quando ti davano, non so, diciamo 2 o 3 chili di fagioli, un chilo di ceci, non è che ti davano un granché, giusto per sopravvivere. Però lei l'ha imparato da qualche persona prima di lei e fa bene a conservare questa tradizione, perché immagino che dopo di lei questo non lo farà più nessuno. No, non lo farà più nessuno. Io vorrei che questi giovani di oggi che lo imparassero questo mestiere, perché è un mestiere molto bello e molto indicato per ridare al paese le strutture e le facciate come si usava una volta. Oggi stanno distruggendo tutto con questi indonici e eccetera eccetera, che non servono a niente. Questa era... Signor Giuseppe, mi scusi, per fare questa lavorazione qui, tutti quegli oggetti che sono lì a fianco sono necessari? Sì, quelli sono tutti attrezzi necessari per lavorare la pietra, quindi c'è, diciamo, il pingiotto si chiama, c'è il martello là, quello più piccolo, che è per aggiustarlo un po' le pietre, poi con queste punte vengono finite, tipo diciamo questo lavoro che sto facendo qua intorno. Poi c'è il palanchino di ferro, che quello veniva utilizzato per tirare fuori i blocchi di pietra, quei grandi, no?
E poi tutta questa serie di scalpelli. E tutta questa serie di scalpelli per lavorarla. Signor Giuseppe, noi siamo contenti che ci sia ancora qualcuno che faccia di questi lavori e speriamo che dopo di lei venga qualcuno che la segua. Faccio un appello a questi giovani che possono iniziare a fare che un lavoro molto bello e molto, molto utile, ecco, ripeto, per dare di nuovo alle nostre, il nostro paese prestigio. Prestigio e più capacità di fare tutte queste belle opere d'arte. Ecco. Ecco, io chiedo un bel applauso per il signor Giuseppe, per lo scalpellino, perché è veramente straordinario. Bravo, grazie signor Giuseppe, grazie. E passiamo ad un altro settore. Allora, signora, lei come si chiama? Antonietta. Signora Antonietta, tutti questi bei lavori li fa lei? Insomma, siamo due. Tutte quelle così a casa. Allora ce li spiega che cosa sono questi qua, signora? Tutte robe di uncinetto. Sì, tutto fatto a uncinetto. Sì, a mano. Sì. Tutte. E che cosa sono? Faccia vedere un sono po'. Sono i presine per il cammino, sono per le lenzuole. Queste per le lenzuole qui? Queste per le lenzuole. Sì. Questa è per una coperta da letto, quelle per centro tavolo, sì. Altri tutti salotto, lungo per il tavolo di cammino, della camera di cucina, insomma, tutto assortimento di casa. Oh, volevo fare una domanda a quest'altra signora, scusi, La signora, lei invece sta facendo un'altra cosa. La calza. Ecco, si usa, in campagna. Si usa ancora a farla questa qui? Sì. Io le faccio. E se le mettono chiaramente, perché questo pure è più caldo. I miei figli quando vanno in campagna. Oh, pure lei è brava a fare queste cose. Sì. La signora, si fanno ancora? I giovani le fanno? Le signore, no, le signorine? No, le fanno pure i giovani, le fanno che sta qua. Ah, guardi al fiera, ancora è un'abitudine molto diffusa questa. Sì, a nuzza fai. Lavorano ancora, sai, lavorare. Le mamme insegnano le figliole come. Ecco, vanno a prendere le ragazze da adesso, poco. Come noi. I figli le fanno i mamma. Noi insegniamo, ma poco lo vanno a prendere perché hanno più libertà di ieri. Lei invece è per un po' di libertà di meno, signor? No, se avessimo la libertà. Queste ragazze di oggi sono brave, signor. Sono brave, sì, va bene, ma non vogliono ascoltare i genitori come ascoltavamo noi primi, l'antica nostra. E allora di conseguenza non vogliono nemmeno fare più tutti il lavoretto di casa, questa qua, è tutto per lavorare, ma non c'hanno, dicono no, non è possibile, loro non hanno tempo, e giri lì, là, giri di qua. E vanno, dice che vanno alla scuola, devono studiare, tutti questi problemi, poi... La signora però è un po' più rigida, come è vero? c'è delle cose che vuole fare, ognuno ha un carattere nostro, ecco. Brava la signora, lei è più accomodante, signora, le figlie femmine non dicono più perché l'ha sposata, allora faccio la calza che se le mettono i miei figli, il mio genere, tutte. Che sono belle calde, poi fatte dalla sua, c'era, sai che bel piacere che è. Che la gradisce, no? Quando fa freddo, sai come la gradisce? Cioè, se la ricordano sempre la sua, mia suocera com'è brava. Mia suocera, mia mamma, quando moriamo noi non fanno più le calze. Va bene, grazie signora, grazie a voi. Grazie. Allora ci spostiamo da quest'altra parte per vedere questa signora che sta facendo un lavoro con le mani, velocissimo. Signora, che cosa sta facendo? Il tombolo. Il tombolo. A Guardia Fiera è diffusa questa abitudine di fare il tombolo? Io sono 30 anni che sto a Guardia Fiera. Lei non è di Guardia Fiera? Io sono spagnola. Spagnola? Spagnola? Sì. E allora sono 30 anni che sono sposata a Guardia Fiera. Mi piace fare molto questo lavoro. È un lavoro antico. Il lavoro diffuso anche qua a Guardia Fiera. Signora, questo è il vero tombolo originale, sono proprio professora di tombolo. Professoressa di tombolo lei? Questi sono lavori tutti fatti a mano. Faccia vedere la camera, signora, faccia pure vedere. Questo facciamo vedere un po', mi devo alzare per farvi vedere un po'. Lei come si chiama, signora? Io mi chiamo Lolita. Allora, la signora Lolita è professoressa di tombolo. Questo è un asciugamano, è fatto dalle mie mani, tutto artigianalmente. Allora, aspetti che... Signora, aspetti che l'aiuto io, ecco così. Sì, grazie. Allora, ecco qua, questo è tutto lavoro fatto a mano, ce n'ho tanti lavori a casa, pure fatte a mani. Signora, scusi, a differenza di quello che mi dicevano le signore qui a fianco, questo viene ancora fatto a Guardia Fiera? Sì, viene fatto a Guardia Fiera. Pure dalle ragazze giovani? Mia figlia lo fa il tombolo. Signora, questo... E tante ragazze vogliono impararsi a fare il tombolo. Vogliono imparare a fare il tombolo? Sì, tante ragazze di Guardia Fiera mi pregano di... che vogliono fare il tombolo. Ma lei ha messo una scuola?
No, non l'ho messo. E perché non la mette nella scuola? Se paga troppe tasse. E non vale più la pena. E non vale più la pena perché è una cosa artigianata che se richiede molto tempo, però di soldi non si guadagna più. Ma signora, questo però si dice in giro, io non so se è. Costa molto. È molto costoso. Infatti questo costa molto. Però ci vuole troppo tempo di lavoro per fare questi lavori fatti a mano. Ah, per cui il prezzo che si vende non è rapportabile? Questa asciugamano viene pagata 300.000 lire, viene 7.000 lire al giorno. Che è una cifra assolutamente irrilevante. Irrilevante. Signora, noi però speriamo che lei possa imparare a tante altre giovani come si fa il tombolo, visto che lei è veramente, veramente molto brava. Siamo contenti che lei dalla Spagna è venuta qui cercando di dare il suo contributo in modo tale che ci sia qualcuno che sia disponibile ad apprendere questo lavoro qui. Lei abbiamo detto che si chiama la signora Lolita. Lolita. È sposata? Sì, con il muratore qua. Con lo scalpellino? Scalpellino. Ma proprio è una famiglia di artisti la vostra? Sì, certamente. Oh signora, grazie infinite, ci spostiamo da quest'altra parte. Grazie signora. E adesso andiamo da questa simpatica ragazzina. Quanti anni c'ha signora lei? 71. 72 anni. Oh, come si chiama? Spirarella Lucia. Signora Lucia. Cianciusa Lucia. Cianciusa? Sì, sì. Oh, signora. Allora lei che cosa sta facendo vicino a questa macchina della Singer di tantissimi anni fa? Questa è la macchina del 15-18. Me la guardo 15-18. Questa macchina qui? Sì, sì. Era della mia nonna. Della sua nonna? Sì, sì. Nato della mia mamma, me lo tengo qui. E poi lei la darà a sua nipote? La mia nipote, c'è una nipota femmina, quella gliela dà. E come si chiama sta nipote? Antonella. Antonella, sì. Si chiama Antonella. Allora, alla signorina Antonella posso... Non c'è, è piccolina. È piccola, comunque alla signorina Antonella potete comunicare che in eredità avrà sicuramente la macchina per cucire. Questo ormai è un impegno che ha preso la signora Lucia. Sì, sì, è vero. Ecco, non solo questa però, per adesso comunichiamo che la macchina da cucina... Quando morì la macchina resta di Antonella, è la mia nipote. Benissimo, allora questo è confermato. Questo è confermato che la macchina da cucire va in eredità alla signorina Antonella. Però adesso lei che cosa sta facendo, signora Lucia? Sto cucendo un tovagliolo. Ah, ma lei è brava però, signora. Sì, è brava, è brava. No, lei è brava. Faccio così, sì. E faccia vedere come funziona. Voglio vedere, un buon bacio. Ci faccia vedere per davvero come fa davvero. Sì, poi che dice Antonella? Dice, ma come mi regala la macchina e non sa mai. Bellissima Antonella, quando ce le dica. Allora, ci faccia vedere. Voglio... Aiuto fila qua dentro. Sei inceppata. Vabbè, allora sospendiamo la lavorazione, la macchina funziona, dite Antonella. Antonella Cianciosa. Benissimo, Antonella, ditegli che la macchina funziona. Noi per il momento ci fermiamo e chiamiamo un servizio che abbiamo realizzato in settimana. Siamo con il signor Grande Dino, un cognome che è tutto un programma tra l'altro, è grande. Siamo in questa falegnameria, il signor Dino fa restauro di mobili, oltre a produrre mobili di ottima qualità, come abbiamo avuto modo di vedere. Allora, questo qui, signor Dino, è da restaurare. Da restaurare, da riparare. Che legno è, scusi? Questa è noce nostrana. Diciamo così che c'è una differenza tra la noce nostrana e quella nazionale. La noce nostrana è molto venata, fa dei bellissimi disegni. Poi in seguito vedrete il lavoro già restaurato e già lavoro fatto. Ecco. Lei chiaramente fa infissi, porte, tutto quello che un falegname fa, oltre al restauro, che ci hanno detto che è bravissimo sul restauro, è così? Sì, sì, anche infissi, porte, mobili pregiati e non come la gente. Quello. E non serve solo guardialfiera? No, anche qualche paese intorno, cioè Termoli o Campobasso, qualche lavoro si fa. Allora vuol dire che il nome va bene. Allora, ci faccia vedere qualcosina che ha realizzato. Questa qui l'ha restaurato oppure... Questa è stata restaurata. Poi su questo pezzo vi facevo vedere un po' il tipo della verniciatura antica a spirito di gomma lacca, viene chiamata a tampone. È una verniciatura molto complicata e lunga da fare. Ma lei ci saprebbe spiegare il perché è così alta questa culla? Veramente no, non so spiegare. Questa culla dondola è... E le altre culle sono ancora più grandi di queste, quelle che si usavano a guardialfiera. Perché non so se lei lo sa, ma lo saprà sicuramente. Quando uno dà fuori di testa in genere, ma non è che sei caduto dalla culla?